Hola Luchadores, ben ritrovati, io sono Silver e questo è il nuovo giro nella botola di Isaac, come ormai l'abbiamo chiamata. Il video che vedrete ricominciare non so da dove ripartirà perché la partita precedente purtroppo si è bloccata e ho dovuto cancellare il video, non l'ho potuto pubblicare, quindi vi siete persi l'evoluzione di Eve, che non è più, come vedete, una suorina indemoniata. Ma bensì ora è una bambina di bella presenza che si è scassata di pillole a tutto andare e ora e ha due amichetti al prezzo di uno. Infatti adesso spariamo a destra, manca roba. Qui abbiamo un boss che avevamo appena affrontato e avevamo esattamente fatto fuori in 448, avevamo scambiato la pillola perché questa parte qui del livello l'avevo già giocata e noto con sommo piacere che ci ho rimesso una chiave perché mi ha contato come se l'avessi usata anche se non ho avuto mezzo di usarla. Benissimo, infatti sarei riuscito ad aprire la porta accanto a questa che conteneva un fantastico reggiseno enorme ed ero incuriosito da provare a vedere l'effetto che avesse come potere, perché non era specificato. E come tutti gli item che abbiamo visto per la prima volta, fantastico, la chiave. Come gli item che abbiamo visto la prima volta, non sappiamo prettamente come funzionano. È il bello anche di questo giochino, scoprire pian piano senza andare a spulciare guide, senza andare a spoilerarci nulla. Infatti, come vedete, c'è il mega reggiseno. Vabbè, sono curiosissimo di vedere come funziona la cosa. Vi siete persi il Silver che si giocava una carta di quei tarocchi che si trovano appunto nel gioco, che faceva piovere dal cielo la zampa della mamma di Isaac e ci spatasciava al suolo. Ecco, il gioco si era bloccato esattamente qui e quindi non ero riuscito a aprire quello scrigno. Perfetto, ora possiamo andare avanti. Voilà, facciamo fuori questi. Con questo mega potere riusciamo a scassarli anche dal davanti senza aspettare che si girino. Che con 9 bombe somaro io, con 9 bombe potevo anche ispezionare un po', perché si possono trovare molte cose interessanti, tra cui botole, passaggi segreti, bonus, cuoricini e tutte cose che fanno piacere ai più. Vediamo se qui riusciamo a trovare una stanzina segreta. No, andata male. Vabbè, 3 bombe le abbiamo sprecate a dovere. Vermozzo di pietra, anche tu non ci fai più paura oramai. Eve è potentissima, peccato che appunto la barra della vita è un po' cortina. Siamo tornati alle origini, cara la mia bimbina. Però ecco, ci permette quantomeno di sopravvivere agevolmente il fatto che abbia una forza d'attacco veramente veramente potente. Voilà, ecco, perfetto, non era esattamente ciò che ci serviva. Yeah, va bene, con le batterie abbiamo scoperto che servono a ricaricare subito all'istante i poteri speciali, come in questo caso sarebbe il reggiseno. Ok, cacchine e caccone fatte fuori, scassiamo queste perché non si sa mai che troviamo monete, guazzabugli di cose. dai, 2 monete, non male. Abbiamo 4 chiavi addirittura, potremmo anche sperimentare cosa c'è. Attenzione, la chiave di Super Mario, la riconosco. E 2 le mettiamo nel salvadanaio assolutamente. Che facciamo? La proviamo? La proviamo? Ah, ok. Ci ha aggiunto 2 chiavi in saccoccia. Vabbè, vedremo se è valsa la pena di spendere 15 monetine in un colpo solo. Mostro 2. Ah, è vero, questo vomita, me l'ero dimenticato colpevolmente. È vero che posso anche
vomitargli pesantemente addosso. Diciamo che i ragazzini sono efficienti, danno veramente una mano, cibo per cani, che fa sempre bene pure lui. Mi ricordo che uno di questi poteri era estremamente interessante, ma non ricordo quale. No, il gatto dava le 9 vite, questo. Dolce sofferenza. Ok, perfetto. Farò finta di ricordarmi a cosa serviva questo potere. Dirò che era al di là di Strade Mega di Fantastico. Ok. Ammazza, sono sempre più carina. A un party con gli amici farei un figurone. Di là non si può andare, quindi presumo che a breve sbloccheremo il potere svolazzino, perché così. Perché è istinto, di lì non ci si apre la porta. Non possiamo andare praticamente da nessuna parte, dovremmo stare qui. Allora. Sembra che sto tirando dei marron glacé e che c'hanno. Oh già, è vero, quelle erano le testine tristi. Grazie, fantastico. Siete i migliori di sempre. Non ho avuto nemmeno il tempo di capire cosa è successo, ho fatto danno. Allora, la cosa mi ingolosisce parecchio. Allora, or quindi non ne abbiamo 20. No, niente, facevo bene a spenderne probabilmente 5 di là, perché non ho capito assolutamente nemmeno questo potere. Ma se troviamo una monetina a vanvera, torniamo assolutissimamente. Mannaggia, stavo dicendo, torniamo assolutissimamente nel negozio. I pistrelli, ciccio bombe. E devo passare per forza di qui. Non ho capito come cavolo faccio. C'è qualcosa che mi sfugge. Ah, ok. Bene, ora è più chiaro. Non riuscivo a capire perché dovessi per forza ferirmi. Era un livello di sessa. Non mi piace. Sta andando sottoterra e per questo non mi piace. Ho detto io che non mi piaceva. Oh cacchio. Quindi bisogna passargli nei pressi per farlo riemergere. Oh, siamo riusciti a scassarlo? Agevolmente, così, in scioltezza? Bueno. Mazza se siete brutti, figli miei. Aspettate, ho deciso di fare questa cosa, quindi la farò. Non mi ricordo neanche già più se era la stanza del boss quella di là. O ci avevamo incontrato. No, ok. Andiamo nel negoziato a prenderci il cuoricino extra. Che non possiamo pigliare. Ah no, 4 monete. Oh, mannaggia, è vero. Che nervoso. Mi sto perdendo. Con somma mestizia mi sto perdendo. Allora, di qui. Vai, senza fare troppi danni, buttiamo via solo del tempo. Allora, proviamo ad andare di qui. No, qua dobbiamo far fuori i ragni quanto prima, che si scassano le testazze. 5 chiavi ce le abbiamo. Ok, era ciò che volevamo sin da quando eravamo bambini. Questo Natale ci toccherà fare per forza i bravi, perché con questo regalone qui i ciccioni puzzettoni e anche questi ce li liquidiamo abbastanza agevolmente. Ma niente. No. Sì, ho capito. Tutto avviene così rapidamente. Ok, va bene.
Perché uno deve volontariamente infilarsi in una stanza ricolma di pigiamini per farsi del male gratuito? Siamo a mamma? Di già? Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. Dai che ce la possiamo fare. No, non sono Isaac. Sono la cuginetta Eve. Dai che ce la facciamo. Sì, è andata. Grandi, grandi, grandi. Ci siamo meritati un cucchiaio, che non è il cucchiaio di legno del Cinque Nazioni. Abbiamo quello sfintere che porta verso il basso e il demone caprino che ci offrirà niente meno che... Allora, apriamo lo scrigno innanzitutto. Sì, certo. Che dilemma questo, che non so cosa sia. Ecco, sono maledetto, forse? Sì. Vedremo, perfetto. Saltiamo nello sfintere e chiudiamo l'episodio anche a sto giro. Povera Eve, vi chiedo un minuto di silenzio per la sua povera faccia. È sfigurata in una maniera sconcertante con la sua bella chiavina dorata nel taschino. Vabbè, vogliamo ricordarla così pure lei. Saltiamo nel buco, che detto così non è bellissimo, e al prossimo video faremo l'ultimo livello e se riusciremo a portarla a casa affronteremo anche il boss. Grazie a tutti e alla prossima!